che siamo ovviamente consci della situazione, ne siamo consapevoli, abbiamo anche già disposto una serie di misure che riguardano questa eventuale emergenza, chiamiamolo così, ma soprattutto questa maggiore affluenza, maggiore anche persistenza di persone sul nostro territorio durante il periodo del G7, perché ovviamente con la chiusura della frontiera del Brennero o con la disapplicazione dell'accordo di Schengen per qualche giorno, ovviamente ci sarà meno possibilità per i profughi per raggiungere le loro mete ambite, che sappiamo che sono i paesi dell'Austria, Germania e anche i paesi scandinavi, e per quello avremo comunque la protezione civile allerta, abbiamo anche a disposizione tende e quant'altro si potrebbe rendere necessario, e siamo preparati. Per la prima accoglienza avremo lì un rafforzamento delle forze sia per quanto riguarda le associazioni civili che ci aiutano, ma anche per quanto riguarda le forze regolari della protezione civile, proprio perché si prevede una maggiore affluenza, un maggiore numero di persone che sosterranno nelle stazioni sul Brennero, da domani. Mi sono incontrato col governatore della Baviera qualche giorno fa, solo per fare un po' il paragone. Il governo bavarese attualmente spende, calcolato sull'anno, 1 miliardo di euro per l'emergenza profughi, e ne conta 165.000. Se facessimo il calcolo per l'Alto Adige dovremmo ospitare, adesso fatelo bene il calcolo, però 8-10 mila, ci aggiorniamo a queste cifre, ne abbiamo 400 e passa attualmente. Perciò, mentre qui da noi siamo che la spesa è a carico dello Stato e non della nostra provincia, e che comunque abbiamo questa situazione particolare, che è quella dei profughi in transito, no? Che comunque vorrebbero raggiungere i paesi. Adesso avremo questa situazione dove è difficile, per rispondere alla domanda, calcolare quanti saranno. Noi contiamo che sono forse 100, tra 100 e 150 ogni giorno che comunque passano tra quelli, che si aggiungono a quelli comunque che erano già fermati. Se calcoliamo che la metà che viene fermata, no, e quelli tornerebbero indietro, allora nell'arco di questi giorni uno può calcolare che superano sì quel numero di 1000. Però contiamo anche che anche i profughi stessi in parte almeno saranno informati sul fatto che per qualche giorno il confine sarà chiuso in modo più stringente. Per quello è difficile calcolare. Noi comunque abbiamo messo allerta tutte le forze interessate, per quello avremo poi la possibilità di reagire tempestivamente.